Gentile collega, ti parlo adesso di un caso di tumori multipli cardiaci e per rendere più semplice la tua osservazione ecografica successiva, ti presenterò queste schede rimandandoti al corso dell'ecocardiografia www.dimed.com, corso di ecografia fetale online, gratuito, dove vengono spiegati in dettaglio tutti i tumori cardiaci, che sono rappresentati come leggi qui dal rabdomioma, dal teratoma, dal fibroma, dall'angioma e dal mixoma. Vedrai che la caratteristica del rabdomioma è quella di essere il più delle volte multipli, quelle del teratoma di essere singolo e prediligere il pericardio, il fibroma essere singolo e prediligere il setto, e così via troverai tutte le schede delle altre patologie. E il tumore cardiaco è un tumore raro che si osserva in un caso su 10.000 autopsie, nel 90% è benigno, anche se può associarsi a complicazioni emodinamiche di cui parleremo sia adesso in queste schede, sia successivamente quando vedrai il caso clinico. Ma importante è questo, la crescita del tumore cardiaco può essere un evento improvviso e andare incontro ad un aumento volumetrico impegnativo da un momento all'altro e questo ti dice un messaggio da portare a casa. Puoi non vederlo a 20-22 settimane e vedere che compare all'improvviso a 30. E quindi ha un'accuratezza diagnostica che è facile da vedere quando si rende manifesto. È una patologia evolutiva come tutti i tumori e quindi può insorgere in qualunque momento della gravidanza. Il rabdomioma mioma è la forma più frequente che rappresenta circa il 60-90% di tutti i tumori cardiaci. Si può osservare nel contesto del setto ventricolare e nei due ventricoli. Ma quello che è importante, che devi immagazzinare, è che può determinare stenosi valvolare, aritmie che possono anche evolvere verso l'idrope fetale. L'ecostruttura è abbastanza omogenea ed è iperecogena rispetto al miocardio, e lo vedrai nel caso che ti porterò alla tua osservazione. L'emodinamica cardiaca può essere modificata in relazione al numero, al volume e alla localizzazione dei tumori, e quindi un altro messaggio che devi portare a casa è che una volta riconosciuto, i controlli devono essere molto ravvicinati perché lo sviluppo delle complicazioni, quale l'aritmia, il tamponamento ventricolare, lo scompenso cardiaco, sono dietro l'angolo. Ma il punto ancora importante è che questa patologia si osserva nel 50% dei casi di sclerosi tuberosa. Che cos'è la sclerosi tuberosa? La sclerosi tuberosa è una patologia autosomica dominante che si verifica più o meno uno ogni 10.000 nati. Può essere legata soprattutto a due geni che entrambi sono oncopressori e che quindi danno luogo a tanti piccoli, possono dar luogo a dei tumori localizzati in varie sedi, cutaneo, cerebrale, cardiaco, che tu in utero non metti in evidenza se non quello cardiaco. Ha una espressività variabile all'interno di una stessa famiglia, si associa, come abbiamo detto, a lesioni molto evocative come angiofibromi facciali, placche fibrose sul cuoio capelluto, delle macchie color caffè latte. Si associa nei neonati nel 60% dei casi ad epilessia e in una variabilità che va intorno al 30%
5% più o meno al ritardo mentale di grado vario da forme lieve a forme più importanti. Ed è quindi importante quando tu vedi il rabdomioma perché? Perché può essere la spia di una sclerosi tuberosa e quindi tu lo devi segnalare in quanto la paziente deve essere poi inviata dal genetista, il quale deve spiegare in maniera migliore, più dettagliata, il significato di questa patologia, ove sia riconosciuta in utero o dopo la nascita. L'altro dato importante è che nel 75% è descritta una regressione spontanea del tumore in età neonatale. Come viene riconosciuto? Viene riconosciuto nella sezione quattro camere. Ok? Abbiamo detto che può interessare varie strutture delle camere cardiache, ma di solito interessa i ventricoli. Possono essere di dimensioni variabili e che quando sono multipli bisogna pensare di più al rabdomioma. Il management. Non è necessario in linea di massima eseguire il cariotipo fetale per la ricerca di patologie di aneuploidie. Questo perché non c'è una maggiore incidenza di questa patologia con la sindrome di Down. E perché è importante questo? Perché ovviamente quando sono piccolissimi, microscopici, possono essere catalogati come golf ball. Deve essere eseguita una consulenza genetica, deve essere eseguito un controllo ecocardiografico seriato, abbiamo detto intorno alle 2 settimane, ma poi ci si può regolare con tumori, con controlli più ravvicinati e più tardivi. Il management ostetrico può essere modificato per prevenire o limitare i danni dello scompenso cardiaco, per cui può essere necessario che il parto deve avvenire in una struttura dove sia poi possibile un controllo da parte del cardiologo pediatra, ma il dato importante è che nella maggior parte dei casi non necessita di alcun trattamento. Perché? Perché non va incontro ad aritmie, perché non va incontro a scompenso cardiaco, perché non va incontro quindi a delle complicazioni cardiache. Perché è importante anche questo? Perché il più delle volte i tumori hanno una regressione spontanea e quindi questo fa sì che noi vediamo delle situazioni come quelle che vedrai tra poco, abbastanza vistose e che poi piano piano, piano piano, si riducono e addirittura nel periodo neonatale tendono a scomparire. Grazie dell'attenzione e tra poco potrai osservare il caso in oggetto. Gentile collega, ecco qui che tu osservi una sezione quattro camere nella quale nel ventricolo sinistro vedi più formazioni, alla fine ne conteremo 4-5, che interessano il ventricolo di sinistra. Cosa devi vedere in queste immagini? Devi vedere le quattro camere cardiache, devi vedere che tricuspide e mitralica siano alla loro giusta altezza, devi vedere che non ci sta effusione pericardica, per quindi non ci sono segni grossolani di scompenso cardiaco. Ma poi devi scendere nel dettaglio, devi eseguire l'ecocardiografia, devi vedere dove sta la localizzazione. Abbiamo visto che a sinistra, devi andare ad osservare che non ci siano aritmie, devi andare ad osservare che le camere cardiache siano regolari come volumetria. Ecco qui il ventricolo destro. Ecco qui il ventricolo sinistro. Ma tu devi completare lo studio andando ad osservare anche gli efflussi, anzi soprattutto gli efflussi, perché può dare problemi a carico del valvolari, in questo caso della mitralica, può dare dei problemi sulla velocità polmonare.
Tu dovrai osservare tutto. Qui osservi la sezione di destra, che è perfettamente regolare. Qui osservi, prima hai osservato la sezione di sinistra, che è regolare. Devi eseguire i controlli per vedere i tre vasi, li vedi bene. Devi andare a vedere che non ci siano problemi a carico delle valvole cardiache. Senza dubbio, a carico della tricuspide non ce ne sono, ma devi guardare con maggiore attenzione la valvola dove sono presenti queste neoformazioni. Ed ecco che tu vedi che a livello mitralico, lo osserverai bene tra poco, ci sta un lieve rigurgito che trova la sua giustificazione anche nel fatto che queste formazioni sono abbastanza grandi. Ed ecco qui che te le metto in evidenza, a livello della valvola cardiaca, te lo indico con la R, il rigurgito che ci sta e che osserverai adesso anche nella sezione con il time motion, in cui potrai vedere in evidenza questo. Andare poi ad osservare le velocità sulla polmonare, che sono regolari. Qui vedi il rapporto polmonare-aorta che è conservato, che è normale, quindi non ci sta una riduzione, una stenosi aortica come si può osservare in taluni casi. Quando interessa il ventricolo di sinistra, puoi andare a vedere la velocità in polmonare che è perfettamente regolare, puoi andare a vedere la velocità in aorta che è anch'essa regolare, intorno ai 90 centimetri al secondo, ecco qui, che è abbastanza regolare. Potrai andare ad osservare, dopodiché, da qui vedi l'arco aortico che è normale, andrai dopodiché ad osservare che cosa? Il numero, le dimensioni di queste formazioni e ricordarti quello che ti ho detto prima, delle possibili complicazioni, quali le aritmie, quali lo scompenso cardiaco, quali l'idrope non immune e quindi la necessità di che cosa? Di una consulenza dal cardiologo pediatra, fondamentale, che deve prendere in gestione questa paziente e che deve indicare i tempi dei controlli, il luogo del parto e tutto quello che abbiamo detto prima. Vedi qui le dimensioni sono intorno ai 15-20 mm più grandi, ne contiamo 4-5, non cambia granché. Ricordati l'importanza della consulenza genetica, ricordati l'importanza dell'associazione con la sclerosi tuberosa e qui ti faccio vedere un'altra cosa importante, il rapporto cardiotoracico che ci mette in evidenza che non ci sta un'importante cardiomegalia perché il rapporto è conservato e finiamo con le ultime osservazioni in cui ancora una volta vedi la localizzazione varia di queste neoformazioni, il colore iperecogeno rispetto al miocardio, tutte cose che ti ho spiegato precedentemente, l'importanza della biometria, l'importanza dell'ecocardiografia, l'importanza dei controlli a breve distanza. Ti ringrazio per l'attenzione.